Bentrovati, con San Giovanni Battista, il vescovo Lambiasi inizia la visita pastorale nella zona Flaminia, una comunità, quella di San Giovanni, che ha il suo cuore nell'omonimo borgo e nell'antica chiesa, scrigno d'arte e di storia. I primi edifici cittadini che si incontravano per chi si recava a Rimini procedendo sulla via Flaminia, antica via romana, erano quelli del borgo San Giovanni. Su di essa si affacciavano alcuni tra i più antichi edifici sacri di Rimini, come la chiesa di San Gregorio, di Santo Stefano e di San Gaudenzio, che già esistevano nel VI secolo, col tempo chiuse e in seguito demolite. Unica superstite è la chiesa di San Giovanni Battista, una delle più grandi della città, che con la sua imponente facciata caratterizza l'intero abitato. Il suo aspetto attuale risale alla seconda metà del Settecento, ma le origini dell'edificio si possono datare al V secolo e al soggiorno in città di Galla Placidia, che promosse la costruzione di diverse chiese riminesi. L'edificio all'interno ha un'unica navata, dominata dallo stemma dei Carmelitani, a cui venne conferita la chiesa nel 1573 fino alla fine del Settecento, quando furono soppressi ed allontanati da Napoleone. Va ricordato che l'aspetto generale, oggi molto ricco di marmi colorati ed affreschi, è il risultato di interventi relativamente recenti, terminati nel 1965. Numerose sono le opere d'arte al suo interno. Il capolavoro più celebre è senza dubbio la pala raffigurante la Madonna col Bambino e tre santi carmelitani, realizzata intorno al 1630 dallo stravagante pittore sant'arcangiolese Guido Cagnacci. Notevole è anche la grande tela dipinta da Fra Cosimo Piazza nel 1611 con la Santissima Trinità e i Santi Riminesi. Al centro dell'abside si trova il Cristo Crocifisso, importante scultura lignea del tardo 200 proveniente da una cappella del distrutto santuario di San Gaudenzio, dove era molto venerata. A San Giovanni è parroco dal 1990 Don Salvatore Pratelli, che in realtà svolge il suo ministero in questa parrocchia dagli anni 60, quando era un cappellano. Don Salvatore, per far crescere la vita comunitaria, ha puntato molto sulla domenica come giorno del Signore e della comunità. Io sono arrivato il primo di ottobre del 1965. Sono stato cappellano di Don Giuseppe Molari. Giuseppe Molari era parroco, sono stato con lui molti anni, perché poi lui pian piano un po' si è ammalato e mi ha lasciato molto fare. Anche se avevo il titolo di cappellano, in realtà avevo una responsabilità, una certa grossa responsabilità, e così, insomma, per una serie di motivi sono rimasto qui finché il vescovo De Nicolò mi ha nominato parroco, quando Don Molari ha dato le dimissioni. Non è più un borgo compatto come una volta, era chiamato addirittura il borgo dei preti, perché era molto religioso questo borgo. C'è ancora uno zoccolo duro. Io adesso, quando vado di famiglia in famiglia per la benedizione pasquale, non parlo più della benedizione pasquale, dico della visita alle famiglie, perché altrimenti mi taglierei fuori un migliaio di persone che mi dicono: noi siamo di altra religione. A me interessa incontrare tutti, perché in questo quartiere abitiamo, dobbiamo convivere e siamo tutti di una parrocchia, anche se di religioni diverse. La stragrande maggioranza ovviamente sono cattolici, si capisce, ma non è più un borgo così ferreamente attaccato, tutto attaccato alla chiesa e alle tradizioni. Io ho trovato e trovo delle collaborazioni abbastanza forti fra i 30-40enni, sì, che in qualche modo prendono il posto e stanno, ormai hanno sulle spalle il peso della parrocchia. È un po' più difficile con i giovani. Ecco, quindi in questo senso, questo è esattamente un settore, quello dei giovani, nel quale abbiamo già il Consiglio Pastorale deciso di impegnarci molto più a fondo. Le difficoltà sono due soprattutto. Uno è questo, che dobbiamo lavorare
in un ambiente che si sta cristianizzando in un certo senso. Lo dico non come nota, diciamo così, come annotazione sociologica. Molti non frequentano più la Chiesa dopo il 68, molti si sono allontanati, altre religioni sono arrivate, stranieri sono arrivati, quindi non frequentano più tutti la Chiesa, non dipendono più tutti dal verbo del parroco come poteva essere una volta. Questa è una difficoltà. L'altra difficoltà è che nella parrocchia ci sono molte esperienze, ma fra tutte queste realtà non è così facile creare una comunione. Cioè ognuno, pur con tutta la buona volontà e l'impegno che ci mette, però la tendenza a fare un po' un orto separato, un'isola a sé, è una tendenza sempre emergente che bisogna cercare di vincere, di superare. Toc vuol dire terzo ordine carmelitano, perché qui ci sono stati per più di 200 anni carmelitani. Poi Napoleone, come abbiamo detto, ha fatto il grande sgarbo, ha detto: voi quando è che avete la festa? Il 16 luglio. Benissimo, starete fino al 17, poi via. E li ha cacciati, avevano appena finito di restaurare la chiesa e il convento, li ha cacciati via. Noi abbiamo sempre vissuto per via della devozione alla Madonna del Carmine, che loro ci hanno lasciato, questo spirito un po' carmelitano, e anche la tela del Cagnacci che rappresenta i grandi santi carmelitani. Insomma, sentiamo in questa chiesa ancora un respiro carmelitano. Allora è rinato un terzo ordine, non sono i frati, ma il terzo ordine, cioè laici, che volendo in qualche modo rivivere lo spirito carmelitano da laici, come c'è un terzo ordine francescano, è rinato da qualche anno a questa parte anche il terzo ordine carmelitano. Una domenica ogni tanto, noi la chiamiamo domenica della comunità. Cosa vuol dire? Vuol dire che cerchiamo di radunare tutti, a cominciare dalla messa, poi dopo la messa anche il pranzo insieme che facciamo qui in un locale della parrocchia, poi dopo il pranzo anche altre attività, mentre i ragazzi magari giocano, i genitori sono radunati, è un momento di aggregazione, ma soprattutto anche la festa nel borgo, proprio per attirare tutti. Il mese di maggio lo facciamo girando in tutti i quartieri, un anno in un quartiere, un anno in un altro, e passiamo tutte le vie e ogni mistero ci fermiamo, e lì c'è una famiglia che prepara un altarino. Io l'ho chiamato il mese di maggio dei 100 altarini. Lì è interessante perché tutta la gente, allora si passa per quella via, la gente accende le luci, le finestre, mette i lumini sulle, oppure scende giù, fa l'altarino, si coinvolge. Quella sera che passiamo lì, anche chi non crede, anche chi non prega mai, deve chiedersi: ma cosa succede qui sotto? Cosa sta succedendo? Magari dice un'Ave Maria, oppure dice: guarda, quelli pregano. La scuola Beata Vergine del Carmine ha origini primi del Novecento ed è intessuta nel contesto religioso e sociale del borgo, ma anche di tutta la città. Oggi Polo dell'Infanzia ospita circa 180 bambini tra nido e materna. La scuola, e dalla conoscenza che noi abbiamo, nasce nei primi del Novecento in seno alla parrocchia San Giovanni Battista per venire incontro proprio ai bisogni educativi e delle famiglie. Era un'opera educativa svolta in collaborazione con più componenti: la comunità ecclesiale, il parroco, le suore e la direttrice laica, ed era inserita nel contesto sociale. Dal 1984, venendo a mancare l'apporto delle religiose, perché prima qua ci sono state le suore di Sant'Anna, poi quelle di Nazareth, si è costituita un'associazione di laici volontari
denominata Associazione San Giovanni Battista, e il presidente di tale associazione è il parroco Don Salvatore Pratelli in questo momento. E quindi dal 1984 la scuola, il nostro polo dell'infanzia, è gestito da loro. Nel 2002, con l'aumento della richiesta delle famiglie, abbiamo l'autorizzazione all'ampliamento della scuola. Si è passati dalle 3 sessioni alle 5 sessioni attuali. Le 5 sessioni sono tutte sessioni eterogenee, quindi accolgono i bambini di tutte le 3 fasce di età, e parallelamente abbiamo anche una sessione nido che accoglie i bimbi dai 21 ai 36 mesi. Educare alla fede, ciò che ci caratterizza è proprio il valore cristiano, e noi la quotidianità che noi viviamo con i bambini cerchiamo proprio di trasmettere questi valori, e quindi è un'educazione diffusa, mi viene da dire, non c'è un insegnamento di un'ora della religione cattolica, però è il nostro modo di stare con loro in si respira questo spirito cristiano, perché noi abbiamo una grande responsabilità di contribuire al primo cammino e percorso religioso di questi bambini. E, è ovvio, facciamo tanti progetti, abbiamo una cosa che noi ci tendiamo a sottolineare, far emergere la centralità del bambino, ma anche la centralità e l'originalità della mamma e del papà. Per questo noi dobbiamo prima creare una relazione significativa con i genitori che ci affidano i loro figli. Soltanto avendo creato un buon rapporto con loro possiamo camminare entrambi insieme, famiglie e scuola, per contribuire a fermare il primo percorso scolastico di questi bimbi. È ovvio che dopo la relazione significativa va creata anche con il bambino col quale trascorriamo tanti tanti giorni. Con i bambini di 5 anni anche facciamo una cosa molto speciale, un'uscita di 2 giorni, perché si dà sempre tanto risalto al momento dell'accoglienza e dell'inserimento, ma anche al momento del saluto. Quando questi bimbi hanno vissuto con noi 3 o 4 anni, è bello lasciarci con un momento speciale da grandi. Don Salvatore, abbiamo visto, è di casa, entra, i bambini lo salutano per nome, insomma, quindi c'è ancora stretto proprio questo rapporto, come hai già sottolineato. Sì, è molto stretto, noi essendo vicinissimi, proprio attaccati alla parrocchia, nei momenti forti della liturgia di Natale o di Pasqua, noi andiamo spesso in chiesa, ed è lo stesso Don Salvatore che ci dedica dei momenti privilegiati in ogni aula per venire a fare dei racconti speciali, a volte si intrattiene, viene anche a pranzo da noi, quindi è una figura molto conosciuta dai bimbi. Lo sport per crescere e diventare adulti. Con questo obiettivo la Polisportiva Stella si occupa di bambini e ragazzi da tanti anni, seguendo la strada segnata dall'opera pastorale della parrocchia. La Polisportiva Stella fa parte della parrocchia di San Giovanni Battista, fa parte proprio della sua opera pastorale da tanti anni e prosegue su questa strada. E la parrocchia è, diciamo così, lo spazio in cui si è configurata l'iniziativa della Polisportiva. È nata all'interno è la madre della Polisportiva Stella. La Polisportiva non è altro che un suo braccio operativo e quindi è espressione della pastorale della parrocchia stessa. Noi infatti come principio, come linea ispiratrice abbiamo sicuramente quella di far sì che i ragazzi facciano attività sportiva, ma vengano valorizzati attraverso le loro qualità, che non sono soltanto quelle tecniche o agonistiche, ma principalmente quelle di uomini, di persone, e il nostro obiettivo è quello di farle crescere, di farle diventare persone integrali, quindi cresciute, mature sotto tutti i punti di vista.
nostro scopo principale è quello proprio di tenere raccolta i ragazzi per poi un domani che siano delle brave persone, degli uomini, delle famiglie, insomma. Lo sport è una conseguenza che per attrarre questi ragazzi bisogna dare a loro il modo per poter giocare e quindi il nostro scopo è, assieme a quelle persone che hanno creduto fermamente nella costruzione della polisportiva, far sì che questi ragazzini di adesso siano delle grandi persone domani. I ragazzi, i loro genitori fanno parte della polisportiva, ma soprattutto voi che come volontari, possiamo dirlo, la fate crescere, la curate quotidianamente. Sì, infatti noi dobbiamo dar molto atto ai nostri collaboratori, che sono la maggior parte i genitori, perché forse vedranno anche che da parte nostra questo che stiamo facendo, dato che facciamo del volontariato, è una cosa che a loro gratifica molto, sia le famiglie e i ragazzini che ci frequentano, considerando che quando siamo partiti i nostri allenamenti li facciamo qui al parco, qua vicino dove c'è il laghetto, quindi non avevamo niente, però l'entusiasmo c'era lo stesso e si facevano gli allenamenti, i campionati. Adesso siamo fortunati, forse tra i più fortunati, avere una struttura del genere e... Però diciamo che anche noi inizialmente siamo partiti proprio da zero. E il parroco di San Giovanni, Don Salvatore, è di casa qui? Il parroco sì, chiaramente la parrocchia è molto grande e le attività che deve svolgere sono innumerevoli, non è che possa essere sempre presente, però la sua presenza è basilare e quindi noi ci fa molto piacere quando viene, insomma la presenza del parroco per noi è vitale, insomma, in un centro come questo. Cresciuta anche come i numeri in questi anni, ha vissuto anche momenti più difficili, poi una rinascita, adesso com'è? Sì, la stella ha avuto varie vicissitudini, è ripartita a gonfie vele dal 1983, e se prima raccoglieva un numero di ragazzi limitato a quelli che frequentavano l'oratorio sostanzialmente, poi è diventato un fenomeno diciamo a livello cittadino, oggi raccoglie oltre 650 ragazzi e coinvolge 3.000 persone circa, quindi è un fenomeno, è una stella molto luminosa, direi oggi. Dal Vangelo della Trasfigurazione del Signore, il Vescovo Lambiasi ha preso spunto per l'omelia della Messa che ha chiuso questa visita pastorale. Monsignor Lambiasi ha spronato questa comunità a un rinnovamento della fede, come indicato anche da Papa Benedetto. Questo Vangelo senza alcuna forzatura, noi troviamo tutto il messaggio che il Vescovo al termine di questi giorni vuole deporre nel cuore di tutti voi, fratelli e sorelle, che componete questa comunità cristiana di San Giovanni Battista in Rimini. Mi pare che nel Vangelo di oggi noi troviamo gli elementi fondamentali per fare la stessa esperienza di Pietro, di Giacomo e di Giovanni. Ecco la scena della trasfigurazione. Quando Pietro, Giacomo e Giovanni, tramortiti, si rianno e vedono quella visione sfolgorante, attorno a lui Mosè ed Elia apparsi nella gloria e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme, bene, Pietro che se ne esce con quella esclamazione: maestro, è bello per noi stare qui, facciamo tre tente. Ma non si rende conto di quello che sta dicendo. Ecco, dalla nube uscì una voce che diceva: questo è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Dunque Gesù si trasfigura mentre prega.
Ancora una volta è l'Evangelista Luca a sottolineare questa preghiera. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. È importante, fratelli e sorelle, che almeno una volta nella vita noi, che siamo cristiani fin dai primi giorni in cui siamo nati, abbiamo questa esperienza forte di questo Gesù che si trasfigura al nostro sguardo e ci si presenta come il Figlio, l'eletto, il perfetto compiacimento del Padre che viene a salvarci, a dare la sua vita per noi. Lui come salvatore della nostra vita, Lui come il maestro e la guida dei nostri passi, Lui come il Signore della nostra povera storia. È Lui che dà senso a tutto. Ecco, fratelli e sorelle, che cosa ci dona il Signore. Lui ci ha fatto incontrare. Noi non possiamo essere una somma di individui. La comunità deve avere un cuore solo e un'anima sola. Nel momento in cui tante persone stanno prendendo le distanze dalla Chiesa, dobbiamo però riconoscere che non poche persone stanno invece facendo l'esperienza della conversione, del ritorno alla Chiesa, proprio per lasciarci salvare dalla Chiesa. Noi non stiamo nella Chiesa per salvare la Chiesa, ma per farci salvare da essa. Ed è nella Chiesa che facciamo l'esperienza della comunione, facciamo famiglia e diventiamo quel soggetto unitario attraverso il quale il Signore tocca il cuore di molti nostri fratelli e sorelle. Facciamo l'esperienza allora della conversione e ci trasformiamo in Lui, ci lasciamo trasformare in Lui, perché a qualcuno che ci dice: ma questo Cristo di cui tu mi parli, dov'è che lo posso incontrare? L'unica risposta che noi dovremmo poter dare sarebbe questa, deve essere questa. Ecco, fratello, lo vedi in me, certo, con tante opacità, con tante ombre, perché io non sono la copia perfetta dell'originale, e però Lui mi ha cambiato la vita. Abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, di riscoprire la fede nella Santa Chiesa di Dio. Noi dobbiamo essere i figli che amano questa madre, anche quando la vedono vestita dei propri stracci, la considerano però per quello che essa veramente è, la sposa di Cristo Signore. Fratelli e sorelle, che questa visita pastorale collocata nell'anno della fede serva al rinnovamento della fede di tutta la comunità. Allora noi ritroveremo la gioia, la fierezza di essere cristiani, perché vedremo che la fede non è staccata dalla vita, ma la fede cambia la nostra vita. Chiude anche questo speciale visita pastorale. Vi do appuntamento alla prossima settimana dalla Chiesa della Colonnella. Grazie a tutti dell'attenzione.